Ciao, mi chiamo Alex. Ho scoperto l'Islanda come geologo e me ne sono innamorato. Con gli anni ho trasformato questa mia passione in un lavoro creando AExodus, che è un tour operator specializzato in turismo naturalistico. Velkomnir til Íslands, allir sem eiga mótorhjól á Ítalíu. Takk. L'Islanda è un'isola forgiata dai vulcani. Il vulcanismo islandese è principalmente di tipo fissurale, dove la fuoriuscita del magma avviene attraverso le spaccature della crosta terrestre, creando enormi campi di lava. Ci troviamo sulla punta della penisola di Reykjanes, dove la dorsale mediatlantica emerge dal mare. Le eruzioni fissurali hanno creato questa grandissima distesa di lava, che vedete alle mie spalle, dove crescono questi muschi morbidissimi, che incontrerete un po' in tutta l'Islanda. La vescicolazione della lava è causata dalla degassazione della camera magmatica, che la rende particolarmente porosa, favorendo l'instaurarsi di piante pioniere. Il risultato è quello di un soffice materasso naturale, dove estendersi per una piacevole sosta. Il fenomeno dei geyser deve il suo nome all'Islanda. La vicinanza del magma ad una falda acquifera ne causa il riscaldamento, che salendo in superficie sfoga la pressione accumulata con scenografiche eruzioni. Parte della Ring Road, che segue il periplo dell'isola, è ormai asfaltata e percorribile con qualsiasi mezzo, tranne qualche piacevole deviazione come quella che attraversa il passo di Oxi. Mentre lo sguardo ammira la potenza erosiva dei ghiacciai, il suono degli scarichi infrange il silenzio di una natura incontaminata. Siamo soli, ma ci sentiamo sempre in compagnia dell'isola. Siamo nel passo di Oxi, che si prende dai fiordi dell'est. Queste grandi vallate sono state erose da ghiacciai in soli 10.000 anni e hanno creato una morfologia a gradoni in cui si sono instaurate decine di cascate come questa alle mie spalle. Anche questa è l'Islanda di Alex. Skógafoss un tempo rappresentava il limite della scogliera, che adesso dista decine di chilometri. La cascata del Bosco, con i suoi 60 metri di salto, è visibile anche dalla Ring Road e nasce dal fiume Skoga, che dal ghiacciaio Eyjafjallajökull scende verso il mare. Sul versante opposto, a nord dell'Islanda, è Godafoss a calamitare gli sguardi. La cosiddetta cascata degli dei è l'unica ad avere un nome che non evoca la natura, ma ricorda un'antica leggenda dell'anno 1000, dove Thorgeir, sacerdote pagano, dopo lunga meditazione, gettò le statue delle antiche divinità nordiche nelle sue gelide acque, guidando l'Islanda verso il cristianesimo. Con lo scorrere dei chilometri, la natura continua la sua grande opera, dipingendo con maestria uno dei suoi quadri più belli. In Islanda le condizioni meteo sono imprevedibili e così le catene circostanti sfuggono al nostro sguardo nascondendosi tra le nuvole. Tranne il maestoso Fjallajökull,
una gelida cartolina che appartiene al Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d'Europa. L'atmosfera surreale non lascia spazio alle parole. Di fronte al turchese magnetico degli iceberg, l'unica colonna sonora è il silenzio. Le grosse masse di ghiaccio assorbono tutti i colori tranne il blu, restituendolo ai nostri occhi quasi come fosse uno scherzo cromatico. A Jökulsárlón, l'alternarsi delle maree sospinge gli iceberg dentro e fuori la laguna, modificando continuamente il paesaggio. Siamo nel sud-est dell'Islanda, alla famosa laguna glaciale, che si è formata 80 anni fa dal ritiro del ghiacciaio Breiðamerkurjökull, posto meraviglioso in cui gli iceberg scendono verso il mare e poi vengono spiaggiati. Speriamo che rimanga così per altri 80 anni. E questa è l'Islanda di Alex. Il pannello che vedete alle mie spalle, oltre a indicare la temperatura, indica anche la velocità del vento e la sua direzione. In questo caso sono 8 metri al secondo, che moltiplicati per 3,6 corrisponde a 28,8 km all'ora. E la direzione è da sud-ovest, ma non in questo punto, bensì a Kvalnes, che è molto più avanti, dove c'è il rischio di prendere grosse raffiche di vento. Tornati sull'asfalto, giochiamo con le traiettorie della vecchia numero 1, che negli ultimi anni è molto cambiata. L'anello di strette piste, in gran parte sterrate, è ormai un lontano ricordo. Per riscoprire il suo antico fascino, puntiamo verso l'interno. Seguiti dallo sguardo curioso di una volpe artica, raggiungiamo l'ultimo avamposto prima di avventurarci nel deserto di Oda dal Rein, un altopiano lunare dove padroneggia il grande vulcano Askja. Sull'isola ci sono hotel con tutti i comfort, ma la soluzione migliore per calarsi nella realtà islandese è quella di alloggiare in fattoria. Per queste mie spalle ci troviamo a Möðrudalur, che si trova sulla vecchia numero 1 a nord del paese. La in fattoria ricorda i nostri agriturismo e per ridurre i costi della camera è possibile anche dormire con il proprio sacco a pelo. A Möðrudalur è possibile fare rifornimento, fermarsi per la notte ed assaggiare la famosa zuppa d'agnello in compagnia di Elisabeth e della sua famiglia. Ég Elisabeth og þetta er Ísolt, dóttir mín, og við búum á Möðrudal. Og við bjóðum upp á kjötsúpu og fisk og úr ánni og við bjóðum ykkur velkomna. L'intero dell'Islanda è completamente disabitato e chi decide di inoltrarsi nel deserto deve avere almeno 300 km di autonomia. La benzina costa più o meno come l'Italia. Tutte le piste sono ben segnalate con tanto di numero e destinazione. Inoltre, i ranger pattugliano regolarmente il deserto per assicurarsi che non vi siano veicoli in panne. Uscire dalle piste è severamente vietato.
il guado dei fiumi e il cambio frequente di fondo rappresentano un costante richiamo alla prudenza. Alla fine è più importante guidare con cautela che simulare i campioni della Dakar. Pensando all'Islanda, le immagini più ricorrenti sono spesso legate ai fenomeni naturali, ma esistono anche realtà urbane come Djúpivog, un piccolo villaggio di pescatori che vanta il più antico porticciolo dei fiordi orientali, costruito nel XVI secolo. La cittadina rappresenta il punto di imbarco per chi volesse visitare l'isola di Papey, colonizzata da foche e uccelli marini. Akureyri è a pochi chilometri dal circolo polare artico, ed è la seconda città islandese dopo la capitale. È conosciuta soprattutto per il suo clima mite e dal 2009 per aver adottato il cuore come simbolo della città. Animata da una realtà vivace, troverete negozi, musei, ristoranti e una delle tante case di Babbo Natale. Sebastian from Germany, and I'm cycling through Iceland because I think it's quite good speed. You see a lot, you always have to fight with the wind and the rain, and but it's still enjoyable, excepting some cars maybe, yeah, and the wind and the rain. I did it for 1 month now, and at the beginning it's quite tough, but you get used to it, and yeah, you should try it as well. Bye bye. A voi la scelta del mezzo. Come suggerito da Sebastian, l'importante è vivere intensamente le emozioni. Benvenuti su Marte, sarebbe il commento più credibile. In realtà ci troviamo nella caldera del vulcano Krapla, un'area geotermica di 10 km quadrati, dove è possibile osservare una tavolozza infinita di colori. La percezione extraterrestre è frutto dei gas provenienti dalla sua camera magmatica, che fuoriescono dal sottosuolo sotto forma di fumarole o pozze di fango bollente. Soli 1000 metri di profondità, la temperatura raggiunge già i 200 gradi. È una caldrima preistorica, dove sarebbe più naturale incontrare un dinosauro che un essere umano con macchina fotografica. L'Islanda è un'isola creata dai vulcani e con solo 20 milioni di anni è la più giovane d'Europa. Non è altro che una piccola porzione della dorsale mediatlantica emersa dall'oceano. Grazie alla sua morfologia glaciale e post-glaciale, i paesaggi sono estremamente diversi e affascinanti. È un luogo unico al mondo perché solo qui è possibile osservare dal vivo il processo di separazione delle placche, conosciuto anche come deriva dei continenti. Il processo di divergenza sta allontanando la placca europea da quella americana alla velocità media di 2 cm all'anno. Andiamo a vederla? Malgrado il suo aspetto primordiale, l'Islanda è l'isola più giovane d'Europa e questo luogo ne sottolinea l'origine. Vista la sua importanza, è evidente il divieto di uscire dalle piste. Alle mie spalle si vede con chiarezza il punto di divergenza che separa ad est la placca europea e ad ovest la placca americana. Continuando l'esplorazione del versante settentrionale, ci spostiamo verso il lago Mývatn per fare visita a Svalla e Ásmundur presso la fattoria di Stöck.
Ci troviamo presso la Gasthaus Stöng, dentro la riserva naturale del lago Mývatn, a soli 14 km dalla dorsale. Nell'interno l'economia delle fattorie si basa sull'allevamento del bestiame, mentre sulla costa l'attività principale è la pesca del merluzzo. Voglio presentarvi due persone meravigliose, Ásmundur e Svala. Loro sono la mia famiglia adottiva islandese. Alex è búin að koma hingað í mörg ár. Stundum er hann einn og stundum er hann með hópa og hann elskar að borða íslenskt lambakjöt frá bænum. Og skýrið er líka mjög gott, finnst honum mjög gott. Ég er búinn að þekkja Alex í mörg ár. Ég man ekki hvað eru mörg ár síðan hann kom hérna fyrst. En hann var alltaf kátur og glaður og nú þekkir hann Íslandi mjög vel. Betur en margir Íslendingar. Og það alveg sama þó að sé gott veður eða vond veður, snjór eða kuldi og hann líður alltaf jafn vel á Íslandi. Dopo gli anni Ottanta, l'arrivo del turismo ha messo in evidenza l'innata ospitalità della popolazione, trasformando anche stalle in camere confortevoli. Arrivati a Vík, che si trova tra i fariglioni di Reynisdrangar e il ghiacciaio Mýrdalsjökull, è possibile osservare dal vivo la produzione dei tradizionali lopapeys, caldi maglioni di lana usati un tempo dai pescatori. Sono poi entrate a far parte della moda locale che li ha consacrati come un souvenir molto apprezzato, insieme a calzettoni, coperte, sciarpe, guanti e curiosi cappelli. Við erum stödd hérna í Víkurprjóni sem er elsta starfandi prjónaverksmiðja á landinu. Þetta sem við erum að gera hér er framleitt úr 100% íslenskri ull. Þetta er alþjóðlega náttúrulega framleiðsla. Við erum að selja þetta beint til okkar gesta og við fáum hér auðvitað mikið af fólki sem kann vel að meta þessa náttúrulegu framleiðslu. Og það er okkur mjög mikilvægt og er mjög mikilvæg atvinnustarfsemi hér í þessu litla þorpi okkar, þessi vinnustaður hér. Nú ég þakka ykkur fyrir komuna og verið sæl. La geotermia è la ricchezza naturale più preziosa dell'Islanda. Scendendo in profondità, la temperatura aumenta mediamente di 3 gradi ogni 100 metri. In zone particolarmente soggette a fenomeni vulcanici, questa energia naturale può essere facilmente recuperata, anche a basse profondità. Dove i gas sprigionati dal sottosuolo vengono prima lasciati sfogare in superficie e poi convogliati verso le turbine delle centrali geotermiche. Geologicamente parlando, l'Islanda è una terra molto giovane, infatti ha solo 20 milioni di anni. La sua grande risorsa è la geotermia, che viene utilizzata non solo per riscaldare le case, ma anche per godersi la vita. Quest'acqua scorre naturalmente dal sottosuolo e contiene tanti minerali benefici per la pelle che diventa liscia come seta. E questa è l'Islanda che piace andare. Nelle giornate di sole, gli islandesi non perdono occasione per ritrovarsi in piazza
e la città di Reykjavik mette in bella mostra il suo essere cosmopolita ed estremamente rilassante. Nel ristorante si possono assaggiare tutti i piatti della cucina islandese, anche i più curiosi, come la pulcinella di mare marinata, gli spiedini di balena e lo squalo putrefatto, in ricordo delle antiche radici vichinghe. Il suo stile architettonico è una vivace combinazione tra antico e moderno, come del resto è il suo spirito, che di giorno sonnecchia tra librerie e caffè e di notte si scatena in perfetto stile europeo. L'Islanda è un'isola di 103.000 km quadrati, più o meno come un terzo dell'Italia. L'interno è completamente desertico e la sua popolazione è di soli 300.000 abitanti. I due terzi vivono qui, a Reykjavik, la capitale più a nord del mondo. La mia passione per le due ruote mi ha fatto incontrare i figli di Odino, dove spesso mi fermo a scambiare due parole. Ed Einar è membro di motociclismo Mosca per Nordens, a Islandi. A Islandi erano solo molto marchi, sono una smaue clubar, la vera 2030. La sua estate non era a Ingolstorki, la sua che è drivile d'alta qui, motociclismo. E la sua fara o hit ecco. Getur þú komið hingað neyrjöldur og þá er örgulega ábyggulega einhver hérna neyður þó. Ég hvet alla ítalska hobbyhjólamenn til að koma til Ísland því hér er mjög gott að vera og hobbyhjólamenn eru vinalegir eins og allstaðar annarstaðar. Takk fyrir. Þá af lögreglunni að verður að mæla og getur maður að spara sér pening en maður keyrir kannski einstaka sinni maður svo hratt. L'Islanda è una terra unica al mondo. Non è solo un paese da vedere, ma sono tante emozioni da scoprire. Vi aspetto.